vecchio campo di lavoro sovietico. La Trinità se ne è appropriata. Ehi, ma non dicevi che anche tu sta prendendo? Vittime! Solto tiro! Senti, sono dalla vostra parte. Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Trinità, ma devo andarmene da qui. Queste persone sono pazze. Ho accumulato dell'attrezzatura. È tua. Se hai i soldi per pagarla, non si accorgeranno se mancano alcuni pezzi, ma se lo vengono a sapere o se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ho bisogno di valuta pulita nel caso in cui le cose andassero male. Preferibilmente oro. Pensi ci si possa accordare? Vedrò cosa posso trovare. Fate rapporto da tempo. La Trinità è sempre più preoccupata. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Ce lo auguriamo. Ehi! Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio. Anna, cosa? Che ci fai tu qui? Non lo so, non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi? Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. Ti prego, no! Parla! No! Sto passando! Dov'è la sorgente divina? Ti prego, fermati, non so dove sia! Basta così. Lei non sa niente. Ma che... Tu...
No! Stai con loro! Non ci posso credere. Tu, brutta stronza! Non potevi arrenderti, non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità! Lo prendo come un no. Prendilo come un vaffanculo! Dimmi, Ana, la Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard, ma l'idealismo lo aveva accecato e l'ha distrutto. Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Basta così. No. Non ancora. Tu e io possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Finisce qui. Bastardo! Forse non gli hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere solo. Lo credevo anch'io, ma come vedi... E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Constantin non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Vuoi tirarci fuori da qui? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Scusa. Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta ne abbia già fatta. Cosa sai di loro? Sono una setta, antica e segreta. E sono convinti di agire con volontà. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. E cosa pensi di farci? Te lo dirò quando l'avrò capito. L'hanno sentito. Motivo in più per filar via da qui. C'è un'uscita? No. Ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Calma, meglio non attirare l'attenzione. Ha funzionato. Riesci a uscire?
Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo sappia anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muoverti. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara, prendi questa. Nel caso ci dividessimo. Dobbiamo muoverci. Le guardie faranno il giro di perlustrazione da un momento all'altro. Sai come si esce? Sì. Ho avuto tutto il tempo di studiarlo, questo posto. Da quanto tempo stavi in quella cella? Abbastanza da capire che Constantine non si fermerà finché non avrà trovato quello che cerca. La sorgente divina. È qui. La fiducia va ricambiata, Lara. Che cos'è? Una lezione di storia. Questo luogo ha molte cicatrici. Era un campo di lavoro. I sovietici ci spedivano i prigionieri a lavorare nelle miniere. Quelli sono antichi. Cosa hanno trovato? Dovresti chiedere. Ho finalmente rivelato. Allora, dobbiamo andarcene. Qui non è sicuro. Stavano estraendo minerali. Sembra più uno scavo. È probabile. Scavavano ovunque fiutassero qualcosa di prezioso. La miglior via di fuga è attraverso il vecchio deposito ferroviario. E poi? Il mio villaggio è in una valle dall'altro lato della montagna. Là saremo al sicuro. Posto di comando 2, ultimo elicottero in volo. All'ultimo. Segnalate problemi al deposito comunicazione. Negativo. Abbiamo catturato un intruso armato proveniente dall'esterno.
cucina prima che si scateni la tempesta. Ana ha lasciato cadere la maschera. Finalmente io e lei siamo di nuovo uniti. Gli ultimi anni senza di lei sono stati difficili. Quando sono debole, la sua voce mi dà la forza. Quando lei perde speranza, io gliela riaccendo. Devo ammettere però che sono preoccupato per lei. La sua salute vacilla, è vero, ma la cosa che mi preoccupa di più è la sua mancanza di determinazione. Temo che una parte di lei sia andata perduta a causa degli anni che ha trascorso. Jacob, ho trovato un modo per aprire il cancello interno. Raggiungi lo spiazzo. Io sono già dentro.
Anna, devo riuscire a entrare. Solo esploratori e cecchini. Fallo. L'area da coprire è molto vasta e la Trinità vuole che troviamo il manufatto il prima possibile. Ancora niente dal satellite. Troppe interferenze. Cielo costantemente coperto. Come Jacob, luogo, puoi... che sta facendo? Merda, stai attenta, Lara. Ma voglio vedere quelle rovine con i miei occhi. E la Croft? Lasciamola viva, per adesso. Voglio andarmene da questo inferno di ghiaccio. Allora ho buone notizie, riscontri dagli esploratori. I nativi hanno un villaggio dall'altra parte della montagna. Presto verrà il tuo momento. Il nostro momento. Ma questa volta cerca di restare lucida. Che intendi dire? Sei sentimentale con lei, la ragazza, ed è per questo che è ancora viva. Non possiamo permetterci di guardare al passato. Dubiti di me? Sai quanto ho dato alla Trinità? Quello che ho sacrificato, quello che ho Sto bene. La vita è stata impietosa con entrambi, ma ho giurato di proteggerti sempre. Sarei io la sentimentale? Te lo prometto. Alla fine ne sarà valsa la pena, con la sorgente divina. Tu vivrai. Ma soprattutto vivrai in un mondo senza peccato. Manda gli uomini in quel villaggio. Scopriamo quello che sanno. È troppo rischioso. Lasciami i miei piaceri. Tutto questo non conterà una volta raggiunto il nostro scopo. Constantine, vieni alle celle di detenzione. Siamo una cosa sola, sorella. Ricorda. Sempre. Quando l'umanità sarà giudicata, gli infedeli verranno ridotti in cenere e la cenere verrà dispersa. Chi ha fede sarà glorificato e avrà la vita eterna. Scappa, ti troverò! Dobbiamo trovarli! Continuate a cercare! Devono essere qui, da qualche parte. Ok, devo trovare il modo di andarmene da qui. Perlustrate ogni stanza, dobbiamo trovarla. Questa è a fondo. E niente. È all'estremità nord del Gulag. Ci vediamo lì. Arrivo. È strano essere di nuovo sul campo. Sono rimasta sotto copertura per tantissimo tempo, rinchiusa in una vita lussuosa.
Diavolo, devo uscire da qui. Uno stemma per i soldati. Devo togliere quel cavo da là. Fatto. A mano che ci ha detto. Merda!
avvistato. La Croft è da sotto. Muoversi e in fretta. Jacob, dovrei essere vicino al deposito. Tu sei già lì? Altra propaganda sovietica. I nemici pagheranno per i loro crimini. Minaccioso. Che ci hai messo tanto? Ho temuto il peggio per te. Non stavolta. Grazie per avermi fatto uscire. Muoviamoci! Possiamo passare da là! Ah!
Tranquilla. Bevi questo. Ti farà bene. Avresti potuto lasciarmi nel fiume. Tu che avresti fatto? Ci avrei seriamente pensato. Chi ti dice che io non l'abbia fatto? Allora, perché corri tutti questi rischi per venire qui? Per la sorgente divina. So quello che stai cercando. Ma vorrei sapere perché. Quando ero piccola, ero sempre sola con mio padre. Era archeologo anche lui. Negli ultimi anni era ossessionato dalle leggende sull'immortalità. Ovviamente, nessuno gli credeva. Me compresa. L'ultima discussione fu un litigio. Lui si è tolto la vita. Pensavo di averlo accettato, ma... È successo qualcos'altro. Ho visto cose che avevo sempre creduto impossibili. È cambiato tutto quanto. Ho capito che mio padre aveva ragione. È morto solo e a pezzi. Ma è morto per qualcosa. Quindi credi che la sorgente divina esista? Onestamente non lo so. Ma se ci fosse anche solo un fondo di verità, devo scoprirlo. Andrebbero fatte ricerche e studi. Questa cosa potrebbe cambiare il mondo, non può essere tenuta nascosta. I cambiamenti non sono sempre positivi. Vorresti che la Trinità scoprisse il segreto dell'immortalità? Certo che no. Quindi non ti chiedo di abbandonare la tua ricerca, ma di modificarne il tragitto. Unisciti a me e alla mia gente. Aiutaci a sconfiggere Constantine e la Trinità. E una volta fatto questo? Potrai lasciare la nostra valle. Ma saprai di aver fatto la cosa giusta. No. Mi dispiace. Non posso farlo. Non puoi? O non vuoi? Combatterò la Trinità con voi, ma il mio obiettivo non cambia. Se mollassi adesso... Sentiresti di avere deluso tuo padre? Non solo lui. Ho bisogno di risposte, Jacob. Ho bisogno di capire. Te ne vai. Ora devo pensare al mio villaggio. È lassù, sul passo. A un giorno di marcia da qui. Ma c'è una scorciatoia nella vecchia miniera di rame. Tu riposa. Tornerò presto. Jacob, mi senti? Accidenti. Ma dov'è? Sono di nuovo da sola. Jacob è andato avanti. C'è qualcosa in lui che ancora non mi è chiaro. È strano, ma in qualche modo rassicurante. Potrei dirgli qualsiasi cosa e non lo turberei. Non è una persona che dà giudizi, ma